Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video di esplorazione e benvenuto se sei nuovo nel canale. Allora ragazzi, oggi vi voglio fare vedere una cosa un po' particolare. Mi voglio scusare se la qualità delle clip, raga, non è tutta sta gran cosa, ma è stata la prima esplorazione notturna, la prima esplorazione di una galleria merci ferroviaria, ragazzi. Allora, penso che sia una delle esplorazioni, raga, più tenebrose, perché l'odore della ferrovia vecchia e la situazione in sé, raga, era veramente, veramente un po' terrificante. Quindi iniziamo con il video, ma prima vi spiego un attimo al volo che praticamente questa era una ex linea merci per i treni, raga, che partiva dal porto di Genova, andava verso centro città e portavano container di carbone, raga. Era un treno merci di carbone, in modo che dal porto andava verso centro città e poi da centro città veniva importato in tutte le varie abitazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo con il video. Bella regà, sono le 2 di notte e Savix sta andando a fare l'esplorazione più strana e insolita, raga. Andremo a visitare una galleria dismessa. Vada bene. Esplorazione furtiva in porto, raga. Qualità delle immagini non so come verranno, ma ci accontentiamo. Scaldacollo. C'è già gente. Ora qua bisogna accendere la torcia. Allora, raga, è tenebrosa la situazione. Allora, sì, raga, intanto oggi siamo in compagnia con il Sebondio, che ci sta portando nel porticciuolo a fare l'esplorazione. Questo, raga, dovrebbe... Cos'era questa, Seba? Galleria. Occhio che ci viene la merda addosso. Cos'era? Treni che portavano il carbone alla centrale qua di Genova. Ah, ok, quindi questa era una vecchia ferrovia e portavano il carbone, figo. Troveremo magari anche qualcosa online. Ragazzi, puntala giù. Cioè, ragazzi, assurdo, assurdo. Pazzesco. Quanto è lunga? 10 minuti. Buono, buono. E questa qua sono buttate a morire così. Si arriva a un certo punto, poi che dall'altra parte è chiusa. E qua cosa c'è? Cosa? Qua? Ah, qua. Minchia, non guardarsi mai dietro in questi posti. Perché quando è grosso così è una cosa. Nelle grotte che abbiamo esplorato, cos'è sto buco? Cosa fai? Zerone. Oddio. Ma pensate dove cazzo siamo? Guarda qualcosa di bello. Cosa ci fai vedere, Sebondio? Questo è grosso. Allora, qua pesante, inizia a essere già tutto più difficile. Ma l'altra sera non sarei riuscito a venire qua, sì. Mi sarei spaccato. Ora già sono in grado di farlo. Il fatto che mi sono fatto male, raga, è un po' un casino. Cioè, stiamo proprio andando... Chissà dove cazzo ci arriviamo, li sbuchiamo a San Piar d'Arena. Esatto. Oh, io mi stavo ribaltando. Oh, luce, luce, raga, luce, luce, luce. Oh, vai. Ma
Seba, te lo immagini? Quando l'hanno rubato questo, due pazzi. Ah, ma è chiuso, pensavo continuasse. Cioè, questi qua vuoi dire che i giorni che furono sono venuti qua? Si sono portati via sto coso? Che storia. E raga, guardate le condizioni. Sono scappati, la morata lì e poi sono smontato degli altri. Pink, sicuro. Vai, vado. Qua dove sbucchiamo? Se Bondio. Se vedi le clip originali, cosa diciamo? Cosa tiriamo fuori? Ah, ho capito qua dove siamo. Allora ragazzi, eccoci qua, siamo a metà del video ragazzi e sono comparso perché sono comparso. Vi voglio spiegare una cosa, da quel punto in poi raga la qualità del video era veramente improponibile, non potevo portarvelo, già si vedeva poco all'inizio raga, da lì in poi si vedeva proprio niente. Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Arrivati alla fine di questo tunnel secondario che stavamo iniziando raga, praticamente abbiamo attivato la visione notturna all'action cam ragazzi. Infatti da lì in poi qualcosa si vede meglio. Quindi iniziamo con il video. Piccolo spoiler, il buco c'è sempre raga. Ma sai quante veramente sono così in disuso che potrebbero venire rimesse in uso? Che tra l'altro sembrano anche più larghi sti binari. Una, vero? Di una volta. Sono più larghi. Occhio perché secondo ai lati è vuoto, lì sotto. Quello sbagliato. Boing. Quindi regà, quando io vi dico sempre il Savix è sfigato, porca puttana raga, guardate cosa ho detto, che era vuoto, che lì sotto secondo me c'era qualcosa che non andava. Un minuto raga, uno. Storia, mamma mia. Oh, queste cose dobbiamo far vedere. Non ho visto prima. Raga, guardate che figata. Questo qua è per chiedere aiuto. Cos'era, Seba? Aprilo un po'. Che cazzo è? Che tutto mollo. Tira la leva. Tira la leva, vai, c'è attaccato la corrente. Io non tocco. Comunque è chiuso. Oh. Te l'ho detto prima. Sì. Oh, te l'ho detto prima. Te l'ho detto prima. Ci finisco dentro. Ho registrato questo. Tu non l'hai registrato? Corno figlio, ci sono finito dentro, raga. Si è sprofondato. No, oh, che male. No, scriviamoci da qua. Sì. Sono fatto pure male, vaffanculo. Caviglia di merda. No, se lo sapevo che mi preso casa nuova. Che un botto è lunga, eh. Corridoio questo. Ora facciamo anche qua, sì.
Ma pensa a te, oh, t'ho detto prima, da vedere questi cosi si rompono. Paf! Io ci sono finito, porco Dio. Se non c'eri te, andavo per terra come una pesca. Al forno. Il panico. C'è gente. Oh. E niente, ragazzi. Scherzando e ridendo, anche questa esplorazione è stata fatta. Un like se vi è piaciuto il video, un commento, aiutatemi a sostenere questa serie, a sostenere il canale, ragazzi, a far crescere sto canale del cavolo, in tal modo da far sempre più contenuti strabilianti per voi, ragazzi. Quindi ribadisco, andatevi a vedere le vecchie esplorazioni e ditemi nei commenti cosa ne pensate. Bella, regà, alla prossima. Sbadabam! Pa-pa-pam-bi.